La festa patronale di Cerignola è nel pieno delle sue celebrazioni, sia religiose che culturali. Nella mattinata di mercoledì si è svolto il pontificale, alla presenza del vescovo, Monsignor Felice di Molfetta, e di tutte le autorità civili e militari. Come sapete, questo è un evento particolare che ogni anno richiama l'attenzione di tantissime milioni di persone. Come è noto, la festa si concluderà mercoledì sera in Piazza Duomo con il concerto di Caparezza, con inizio alle 21:30. Il nostro telegiornale ha intervistato in esclusiva il presidente della deputazione feste patronali, Gerardo Leone, che ci ha spiegato come si muoverà la macchina organizzativa per la giornata di mercoledì. Gerardo Leone, presidente della deputazione feste patronali, finalmente si incomincia con la festa patronale, prima con questo concerto stasera e poi ovviamente con l'ultimo evento, quello di Caparezza, che avverrà alla fine, praticamente il 9. Come vi siete organizzati per questo e quali sono le misure che avete adottato per questo evento? Praticamente insieme con l'amministrazione comunale abbiamo organizzato e messo su una serie di misure di sicurezza, di misure di viabilità, piano di sicurezza appunto per tutto quello che possa, speriamo, che non possa succedere. Ovviamente, piano di sicurezza in cui si cercherà di far defluire la folla in una piazza come quella di Piazza Duomo, che storicamente non è portata per eventi di questo tipo. Sì, in effetti comunque tengo a precisare che la festa è quella patronale per cui va fatta in Piazza Duomo. Certo. Abbiamo previsto l'affluenza di diverse macchine, ci sarà un parcheggio custodito sia a Via Nizza che all'Interporto e funzionerà il servizio navetta. Ci sono 6 o 7 bus navetta che partiranno dall'Interporto e raggiungeranno Piazza Castello. E così poi viceversa per l'uscita. Ci sono dei presidi medici attrezzati, ci sono delle croce blu, croce rossa, la protezione civile, la croce rossa italiana, ci sono tutti, sono stati tutti allertati. Quindi possiamo dire che il piano e soprattutto la collaborazione che avete avuto con l'amministrazione comunale e con le forze dell'ordine è stata piena. Piena, siamo proprio soddisfatti di quello che è stato fatto. Quindi adesso bisogna soltanto incrociare le dita e sperare che vada tutto Speriamo bene. bene. Storica rivoluzione di Papa Francesco nei processi di nullità delle nozze. La gratuità delle procedure sia assicurata per quanto possibile, salvo la giusta e dignitosa redistribuzione degli operai dei tribunali, lo stabilisce il Papa nella riforma del processo canonico di nullità che è stata pubblicata nella giornata di martedì. Il vescovo, dice ancora il Papa, non deve lasciare completamente delegata agli uffici di curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale, sia nelle grandi che nelle piccole diocesi. Papa Francesco mette in evidenza come la riforma del processo canonico sulla nullità matrimoniale sia formalmente tradotto in pratica anche con l'insegnamento del Concilio.